Ciao a tutti, benvenuti su Podcast Italiano. Prima di iniziare il video, un'introduzione. Questo mega video è un mega vlog, in realtà, quasi un film, dalla vista alla durata. Sì, io ed Erika siamo andati recentemente in Croazia per 10 giorni e abbiamo fatto un po' di riprese. Dunque, questo è il risultato di quello che abbiamo filmato e che io ho montato con molta fatica e trascriverò con molta fatica. Quindi attivate i sottotitoli cliccando qua da qualche parte e niente, godetevi tutto questo lavoro che abbiamo fatto per voi. Ci vediamo alla fine del video. Erika, una dichiarazione. Sono senza forze, senza parole, senza cibo nella pancia. No. Non abbiamo ancora detto dove siamo venuti, Erika. Sì, siamo venuti a Roma. A Roma, come vedete, c'è il Colosseo dietro di noi. No, in realtà non è vero, questo è l'anfiteatro di Pola o l'arena di Pola, che è la sesta arena di questo tipo esistente al mondo. Molto molto grande ed è davvero una reliquia del mondo romano, potremmo dire. Sei ancora delirante? Sì. Bello che si vede il mare dai fori. Sì, facci vedere la tua tecnica fotografica. Fiore per creare l'atmosfera da Instagram, più arena dietro. Nessuno saprà mai che è così un vaso buttato a casa. No, sembreranno rose gigantesche, invece esatto. Sono rose in un vaso da 2 soldi. Potere della prospettiva. Una cosa che abbiamo notato è che tutte le vie sono tradotte in italiano, così come tutti i cartelli, perché questa è l'usanza in tutta l'Istria. L'Istria, per intenderci, è la regione geografica, questa diciamo penisola, che diciamo, ha molti insediamenti che risalgono ai tempi dei romani o dei veneziani, quindi c'è una grande influenza italiana. Va anche detto però che non ci sono più italiani perché dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un esodo di italiani con l'arrivo della dittatura comunista di Tito. E tutti gli italiani, o quasi tutti, se ne sono andati via. Giorno 2, siamo venuti in spiaggia in questa bellissima caletta. Un po' piccola, un po' affollata, ma niente male. Non c'è molto altro da dirvi. Non voglio farvi venire invidia facendovi vedere me che nuoto in mare. Mi limiterò a farvi vedere la bellezza di questo posto. Ci è piaciuta, spiaggia un po' affollata, però era bello che c'erano le sdraie e gli ombrelloni che si potevano prendere. Niente, allora ci vediamo nella prossima. Che acqua? Recensione della seconda spiaggia? Mi piaceva di più l'altra, però l'acqua era più. Erika, mi serve la tua recensione della spiaggia, per così dire, numero 3. No dai, questa non è propriamente una spiaggia, quindi diciamo come luogo di balneazione. Non convincente. Bella l'acqua, però non convincente lo scalone. Qua bisogna mostrare. Ti vuoi avventurare nel Grand Canyon? Forse non abbiamo attrezzature. Alla fine, Erika, la Croazia ricorda per molte cose l'Italia. Sei mai stata alle Cinque Terre? Sì. E alla fine è simile, solo che qua non c'è nessuno. Quindi venite in Croazia, no scherzo, venite in Italia. Però venite anche in Croazia. Già che ci siete, non è molto lontano. Facci vedere come diventare gattara. Non ci stai riuscendo, ti stanno liquidando in maniera poco onorevole. Ok, mi sono accorto che non ho ancora spiegato perché eravamo a Pola. In realtà Pola era solo la prima tappa di un viaggio di 10 giorni in Croazia,
che ho filmato. All'inizio ho filmato meno, poi sempre di più. Quindi godetevelo. In mezzo della città di Pula o Pola c'è questo che chiamano castello. Sinceramente di castello ben poco, dal quale però si può vedere questa vista. Per esempio vedere l'arena o vedere il porto, perché Pola è una città portuale. Una delle cose che sorprende di Pula, Pola, non so se sei d'accordo Eric, è che non ci sono turisti al di fuori delle città, cioè delle strade principali, o meglio della strada turistica, perché è una. Cioè questa strada che porta al castello è quasi deserta, cioè ogni tanto si incontra qualcuno, ma... E per me questa è una cosa positiva. Sei d'accordo? La strada principale però è relativamente affollata. Pola è una città di appena 60.000 abitanti, quindi è normale che non ci sia questa, tutta questa massa di turisti. Oggi dove andiamo, Erika? Oggi andiamo a fare una gita in barca. Dove? Non so, dove andiamo alla fine? Andiamo alle isole Brioni, un arcipelago di isole non troppo lontano qua da Pula. Adesso cerchiamo la nostra barca, dovrebbe essere qui da qualche parte. L'abbiamo trovata. America, che ne pensi di questa barca? Qual è la tua recensione? Tu che graziosa, molto legnosa. Mentre qua siamo finalmente arrivati nel parco delle isole Brioni. Qua vedete il faro. 14 isole compongono questo parco naturale. È una riserva, quindi non si può andare tipo pescare oppure navigare in queste acque, a meno che tu non sia una nave turistica come la nostra, una barca turistica. E niente, chiediamo l'opinione di Erika. Cosa ne pensi del parco naturale Brioni? Brioni. Siamo arrivati, vediamo di più. Si può anche andare sulle isole proprio, ma noi andremo su una spiaggia di un'isola, avremo 3 ore a nostra disposizione per fare il bagno e tutto. Quindi sì, 3 ore. In questo momento siamo attaccati dai gabbiani che hanno sentito l'odore del cibo e vogliono avere un po'. Sono particolarmente aggressivi, devo dire. Erika lancerà la testa di un pesce. La nostra barca ci ha lasciato qui, in questa isola. Sembra molto bella. Adesso andremo a esplorarla. Stiamo tornando dal nostro viaggio, dalla nostra escursione alle isole Brioni, parco naturale. E niente, molto bello, non c'è bisogno di parlare, Erika, fai vedere la bellezza naturale. Fiume sembra una città interessante, ma non abbiamo tempo di visitarla, perché dobbiamo andare all'isola di Kirk o Veglia. L'isola di Kirk è un'isola molto interessante, si chiama anche Veglia in italiano, e noi ci siamo arrivati in pullman passando dalla città di Fiume o Rijeka in croato. E abbiamo passato poco tempo nella città di Kirk, capitale dell'isola di Kirk, però ci è piaciuta molto. Erika, ma perché esageriamo sempre nelle porzioni? Non Stavolta capisco. È colpa tua, No, le patatine le hai scelte tu. Vabbè. Questo in confronto a tutto questo adesso sono io. Comunque questo è il cevapcici, piatto
croato. Arabo. La parola cevap deriva da kebab. Quello che succede quando si prenota gli appartamenti senza guardare dove sono. Trascinare valigie, un carro di perdere. Dopo questa salita allucinante siamo arrivati in questo appartamento. Come ti sembra questo legno? Sembra molto accogliente. Sembra abbastanza simpatico. Di una volta. Con questa signora che non parla quasi inglese, sa qualche parola in inglese, qualche parola in italiano, il resto del tempo parla in croato. Che sembra strano, però non so, si capisce abbastanza. Sapendo noi il russo, Erika sa un po' il polacco, diciamo si riesce a capire almeno qualche parola di base, qualche numero. Quindi sì. Le info di base si capiscono. Però sì, quando prenoti senza guardare bene dov'è, finisci sulle colline. Però dai, non è troppo lontano dal mare, vi faccio vedere adesso la vista. Qua si intravede la città di Kırk, o in italiano, come ho detto, Veglia. Cittadina di 5.000 abitanti. E adesso la proprietaria gentilissima ci ha visti affaticati e ci ha offerto una birra. Questo è l'ABC dell'ospitalità. Beh, diciamo che ho bevuto birre in posti peggiori. Hashtag magari voi. Qui in Croazia non ci sono molte spiagge sabbiose, almeno non ne abbiamo viste molte finora. E quindi questo è quello che fanno queste spiagge praticamente con dei gradini di cemento e le persone stanno sul cemento praticamente. Oppure ci sono i ciottoli o i sassi in realtà. E poi abbiamo visto due volte questi giochi d'acqua per bambini e io volevo andarci molto, anche... Ti sei già lamentato una volta. Che non potevamo andarci? Sì, quindi è la vita dura della Croazia. Guardate quanto è dura questa vita. Qua ci sono anche delle piattaforme, delle zone di questo tipo, per far fronte alla terribile mancanza di spiagge. E devo dire che è abbastanza interessante questa soluzione. Questa è la cittadina, no, questa è Erika, questa è la cittadina di Kırk, la capitale dell'omonima isola di Kırk. Molto, molto carina, molto tipica, ricorda molte cittadine italiane, anche di mare. È molto di atmosfera vedere le persone che... locali, non so, che si distinguono chiaramente dai turisti perché fanno attività quotidiane tipo stendere. E anche vedere tutti i gatti che ci sono, c'è una quantità di animali non indifferente. Qua c'è questo cane randagio che non ha un padrone e vaga con noi da qualche minuto. La natura è così ben integrata nella città che ci sono cozze nel muro. Anche un castello. È una vita dura, ma qualcuno deve pur farla. Erika, spiega per le persone che non conoscono questa tecnologia che cosa stai facendo esattamente. Sto chiudendo ermeticamente una sacca galleggiante nella speranza che i nostri possedimenti elettronici non vadano a mare. Sì, la questione è questa: essendo noi solo in due abbiamo deciso di comprare degli oggetti per mettere al sicuro tutta l'elettronica. Fa vedere come galleggia bene. E questa è una sacca che al suo interno contiene un telefono, perché il mio ce l'ho in quest'altro coso che come vedete è impermeabile.
una Reflex. Con il codice sconto podcast italiano 10 avete il 10% di sconto su tutte le borse termiche di Amazon. Dovrei farlo, no, è utile effettivamente, perché una Reflex più un obiettivo costoso, più un altro telefono, più soldi e tutto. La tua macchina fotografica. Questa macchina fotografica che ho tirato fuori facendo questa cosa ridicola di vloggare in mare. Quindi sì, può essere un'idea utile. Qua siamo nella città di Beška, sempre nell'isola, sull'isola di Kirk. Beška o Beška Nuova. E questa è una spiaggia di 1800 metri, si chiama spiaggia grande, penso che si possa intuire il perché. Grande ma non grandissima, cioè minuscola come... Sì, più che altro stretta e siamo stati fortunati a trovare un centimetro di spazio dove mettere le nostre cose perché vedete, come vedete, pieno di gente. Comprate video lezioni. Quello che voglio dirvi è che la Croazia è molto bella, ci sono posti come questo, ci sono anche molti italiani. Quindi se voi volete anche parlare italiano, qua avete moltissimi modi di farlo. È pieno di italiani. I 2 chilometri di spiaggia di cui vi parlavamo prima. Tra l'altro qua c'è di nuovo uno di questi gommoni per bambini. Sono le 5:30 di mattina circa e oggi abbiamo un pullman che ci porterà da Kirk a Split. Non ragiono la mattina. E pullman di 10 ore, non so perché abbiamo deciso di comprare un biglietto di un pullman per fare un viaggio di 10 ore. Cioè non so che senso abbia questa cosa. Forse è stato un errore di programmazione, però vabbè, ormai è fatto, quindi sì, siamo già svegli. Dopo esserci svegliati alle 5:30, abbiamo preso un autobus che ci ha riportati a Fiume, dall'isola di Kirk. Adesso siamo su un altro autobus diretti a Spalato. Il viaggio durerà tipo 10 ore in totale. No, 10, no, non così tanto. Niente, però la ricompensa è questa vista dell'isola stessa di Kirk. Quindi sì, come vedete è molto rocciosa, molto selvaggia. Erika, racconta cosa è successo. Ma è successo che siamo arrivati a Split con tipo 2 ore di anticipo, con una valigia rotta che non ha una ruota. Ma tra l'altro questa cosa delle 2 ore d'anticipo, cioè, io non l'ho bene capita, perché... Ma perché abbiamo preso un autobus che non era quello che inizialmente dovevamo prendere. Cioè era un autobus che non ha fatto le fermate che doveva e quindi... Quindi è arrivato tipo 1 ora e mezza prima e quindi non abbiamo l'appartamento e stiamo aspettando bevendo Radler. Seconda cosa, beh vai avanti tu. E no niente, quindi l'appartamento è lontano dalla stazione degli autobus, però la nostra valigia è rotta quindi non c'era verso di farla a piedi. Facciamo vedere cosa è successo alla valigia. Adesso non so se è per colpa mia o cosa è successo, però ci siamo accorti qualche giorno fa che una ruota della valigia è rotta, il che rende molto complicato trasportare la valigia, davvero un'esperienza terribile. Split è anche una città molto trafficata, io non sapevo nulla di Spalato Split, c'è molto traffico, abbiamo provato a chiamare Uber, il primo tipo era
immerso nel nulla, secondo l'app di Uber, rimasto fermo per tipo 20 minuti, non sapevamo cosa fosse successo. Altri due hanno accettato e poi si sono rifiutati, evidentemente c'è troppo traffico, quindi niente, dai, finisce la sezione, detto che c'era traffico, finisce la sezione delle lamentele, ora speriamo che... Non hai detto come abbiamo fatto? Ah sì, abbiamo preso un pullman illegalmente. Illegalmente? Cioè siamo saliti all'italiana, senza biglietto. Ora aspettiamo che la nostra... Io volevo comprare, ma Davide era troppo frustrato per... farlo, e quindi alla fine mi sono, da brava italiana, mi sono... Sì, ho detto basta, ma non compriamo neanche il biglietto. E niente, adesso siamo qui e aspettiamo che la nostra padrona di casa finisca la preparazione, perché siamo arrivati prima del tempo e vediamo quanto ci metterà. Ok, dopo queste avventure o misavventure siamo arrivati nel centro di Split Spalato. Ora vi faremo vedere un po' qualcosa. Sembra Kirk, ma grande e affollata. È una città grande, è una città che ha 200.000 abitanti quasi, mentre prima siamo stati in città di 50.000 e 5.000 abitanti. E questo è un concept molto interessante. Questo è un gesto, beh, non posso dire il nome perché YouTube mi censura il video, però è un gesto volgare. E l'acqua cade in questo bacino. Alcuni attimi di sovraturismo a Spalato. Come potete vedere, Spalato è una città decisamente più turistica e affollata rispetto a Pola e a Kirk, che può essere stressante, lo è stato un po' per noi in alcuni frangenti. Questo è il cosiddetto palazzo di Diocleziano. Si dà il caso che in origine Spalato fosse in realtà solo un palazzo, il palazzo dove era andato a vivere per qualche anno l'imperatore romano Diocleziano. Per 8 anni se l'è goduto, poi è morto. Però questo palazzo... Ma si era già fatto costruire il mausoleo, in ogni caso, sì. Era già previsto che sarebbe mausoleo morto. Che è diventato oggi il Duomo. La fortificazione è diventata una parte integrante del centro storico, quindi questa è una cosa molto interessante. E le mura, i corridoi sono diventate i nuovi palazzi e le nuove vie. Interessante. Un palazzo si è reincarnato in una città. Alcuni pensano che Diocleziano parlasse in questo Pantheon alla folla e la luce lo illuminasse come un dio. Nel centro di Spalato si respira una certa aria di rovine. Sembra tutto molto vecchio, non sempre in buono stato, anzi spesso così lasciato un po' a se stesso. Beh, qua da questo lato no. Sì, sembra tutto un po' in rovine secondo me. Eric ha trovato un oggetto molto creepy. Due, forse una in realtà, soprattutto una e mezza ascoltatrici di podcast italiano. Presentatevi. Ciao a tutti, sono Kate. Sono Maria. Abbiamo scritto su Instagram se c'era qualche persona in Croazia che voleva incontrarci e abbiamo trovato due persone, che ci fa molto piacere. Niente, ci stanno facendo vedere un po' il centro storico di Spalato. Questa è una strada molto curiosa. Spiegaci un po', come si chiama questa strada? Questa strada si chiama Pustime Brocio, in italiano Lasciami Passare, che è la più stretta e più corta nel mondo. Nel mondo? Sì, o seconda, non sono sicura. Fai vedere, infatti è strettissima. Sì, effettivamente sembra un po' difficoltosa. Vediamo, in due non ci passa. Non si passa e perciò ha questo nome, porta questo nome. Nemmeno in due non ci passano, devono mettersi in fila. Bene, allora adesso passeremo, va bene? Una alla volta. Una alla volta, dai, andiamo.
Beh, siamo passati, però le persone dietro di noi dovevano aspettare. Ripeti per il vlog. Questa cos'è? La Porta d'Oro? Questa sarà la Porta d'Oro usata per l'arte in quarto. E questa va sempre parte del palazzo di Diocleziano. Sì, ma sono rimaste più o meno solo le mura e sono una di quattro porte. Dei quattro lati, ok. E quindi era molto grande questo palazzo, era enorme. Sì. Cioè è diventato il centro storico, un palazzo. Qui viveva Diocleziano, la sua gente e poi tutti... La servitù. Sì, e l'altra gente che era fuori dal palazzo quando c'erano arrivati avari e tutta questa gente sono scappati dentro la popolazione e poi viveva dentro le mura quando era... E quindi si sono impossessati della città, della fortezza diventata la città. Il centro storico di Spalato, il palazzo di Diocleziano, è davvero spettacolare e non è un caso che sia patrimonio dell'UNESCO. Contrasto di stili. Palazzo a destra è costruito negli anni 60 e questo è ancora romano. E qua vedete un pavimento romano in una banca. La strada originale era da dove ci sono queste colonne adesso fino al muro di lato. Ma poi col Medioevo la città si è sviluppata molto e le strade si sono rimpicciolite molto, sono diventate qualcosa più di questo tipo, molto più strette. E questa era la piazza centrale della fortezza, della villa romana. Notare come qua ci sono le colonne, questa torre non c'era, e qua le colonne sono diventate parte di un edificio che è stato costruito da una famiglia ricca in un'epoca successiva. E questa era la stanza dove mangiava Diocleziano. E questo è il muro sud del palazzo di Diocleziano, o meglio, ciò che è rimasto. Il modo migliore di ammirare Spalato dall'alto è andare sul Belvedere, che si può trovare in questo parco. C'è un parco ad ovest della città enorme dove abbiamo passato un po' di tempo e abbiamo visto queste viste. Siamo venuti in questo parco naturale. Queste sono le viste che abbiamo trovato. Niente male, devo dire. Niente male. Adesso vediamo Erika cosa vuole. Cosa hai trovato? Sono un milione di gatti. Dopo una lunga passeggiata siamo arrivati in questa spiaggia e dopo diverse ore ce ne andiamo con questo tramonto. Non siamo arrivati dopo una lunga passeggiata. Vabbè, per semplificare, perché si sta scaricando la batteria e perché è una storia più lineare. In realtà no, abbiamo avuto qualche problema perché non riuscivamo ad accedere alla spiaggia, siamo dovuti tornare indietro e prendere un autobus. Dunque, io e Erika eravamo qui in Croazia quando a un certo punto ci siamo imbattuti in una strana persona che dice di essere italiana. Dicono che sono italiano, eh? Mi presento, Camino Delfino. Qualcuno forse lo riconosce. Sì, è il leggendario Camino. Camilo, se avete seguito la challenge Speaking Italian for 30 days, questo era uno dei partecipanti, leggendario Camilo, che vive in Arabia Saudita. Ciao a tutti. Dici cosa fai qua? Quindi siamo in vacanza adesso. E è importante uscire un po' di Arabia, che fa anche caldo, però qui la spiaggia è un po' più bella, eh?
Di quella in Arabia Saudita? Sì, perché lì Mokul non può usare i costumi da bagno. Ah, ok. E qui possiamo Anche bere alcol. Anche bere vino. Ok, grande, grande. Ci ha portati addirittura in taxi con la sua auto, quindi... Ha aperto un negozio qui, taxi. Ah, un servizio di taxi. Servizio. Ok. Quindi la morale della favola è... Fate un podcast, così troverete gente che è disposta a scarrozzarvi in paesi stranieri. Erika, ma tu ami la vita da spiaggia? Assolutamente sì. E che cosa ti piace piace fare in spiaggia? Dormire. Non so, stare in acqua, giocare con la palla che non abbiamo. Non abbiamo nessuna palla. Chiediamo la stessa domanda a un'altra persona. Camilo, ospite speciale, a te, raccontaci, a te piace la vita da spiaggia? Quindi qui è un po' più pieno di persone, un po' più stressante. Sì, non come quindi, in Brasile. Sì, stavo parlando questo che non è più rilassante perché non è più facile per stare in sabbia, cioè, c'è sabbia. Non c'è la sabbia, non c'è la sabbia. Sì, 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 capito. Quindi andate in Brasile, non venite in Croazia. Andiamo in Grecia la prossima volta. Erika è l'esperta nel trovare gatti ovunque, non so come fai ad avere un radar. Non ci sarà la sabbia, però l'acqua è molto cristallina. Facciamo vedere, molto molto cristallina, questo è il vantaggio di non avere la sabbia. Siamo qui, Erika guarda sotto, su un catamarano, e questo catamarano sta andando nella direzione della città, isola di Brač. Erika, spiega perché ci andiamo oggi quando volevamo andarci ieri. Perché ieri non avevamo comprato i biglietti online, e siamo arrivati al porto e i biglietti erano finiti, e ci hanno lasciati a piedi. Quindi andiamo su questa isola dove si dice ci sia una delle spiagge più belle della Croazia, del mondo. E qua abbiamo un Camilo Delfino che dorme. Noi invece siamo svegli e vigili. Siamo su un taxi boat che ondeggia un po' e adesso ci stiamo dirigendo verso la spiaggia del Corno d'Oro, lo Zlatmirar. Siamo turisti pigri che non hanno voglia di farsela a piedi e quindi eccoci qua. Barca, siamo arrivati alla spiaggia del Corno d'Oro. Possiamo concludere che l'isola di Brač ha una delle migliori spiagge della Croazia, se non la migliore, almeno di quelle che abbiamo visto. Anche l'acqua era forse la più pulita. Sì, era davvero turchese, un'acqua limpida, cristallina. E... Però la spiaggia era anche la più affollata, secondo me. Sì, però a te piacciono le spiagge affollate? No, a me non è dispiaciuta comunque come spiaggia. E soprattutto non c'era il cemento. Dunque, siamo di nuovo in viaggio e stiamo andando a Dubrovnik e per fare questo siamo
su un pullman che percorre la costa della Croazia. Si dà il caso, e metterò una mappa da qualche parte, che c'è una strana, diciamo, caratteristica geografico-politica, ovvero praticamente la Croazia si interrompe per qualche chilometro e diventa Bosnia, e quindi dobbiamo passare la dogana, il che non è, cioè, rallenta tutto, però è curioso, molto curioso. Questo tipo sta controllando i documenti, ma noi siamo passati, non ci hanno fermati al confine. Cosa buona di questa compagnia che si chiama Riva, che rispetta i diritti umani, che fanno pause di un quarto d'ora, mentre Flixbus non le fa praticamente mai. All'andata ci siamo sparati tipo 13 ore senza una pausa, e non capisco questa cosa, davvero orribile. Quindi Flixbus, impara da Riva. Siamo fermi alla seconda frontiera tra Croazia e Bosnia. Intanto il nostro vice autista ha deciso che vuole dormire un po'. America, non so tu, ma a me non piacciono per nulla le frontiere. Il primo giorno un'ora e mezza tra Slovenia e Croazia. Adesso doppia formata, perché per entrare e uscire dalla Bosnia. A sto giro niente controllo, l'autista ha fatto qualcosa e si riparte di nuovo in Croazia. Sei contenta di essere tornata in Croazia? Ti è mancata? Finalmente a casa. Ti è mancata? Siamo arrivati al quarto e ultimo appartamento di questo viaggio, e mi piace vedere la cosa migliore di questo posto. Erika, qual è la tua recensione di questa piscina? 10. Cosa hai da dire? Ho da dire che a volte la vita è dura, ma qualcuno deve pur viverla. Non era quello che volevo dire, ma vabbè. Davide, facci uno sguardo sexy per le podcast italianine, per le tue seguaci. Ma di qualcosa? Praticamente qui a Dubrovnik, che tra l'altro si chiama anche Ragusa in italiano, abbiamo trovato questo appartamento su questa collinetta che ha una piscina. Ho trovato Eric. E perché siamo venuti qua? Perché è il gioiello del Mediterraneo, mi sembra la chiamino così, ma anche perché siamo fan di Game of Thrones. E Dubrovnik è stata usata per le riprese di King's Landing. Erika, secondo te quante persone qua sono per Game of Thrones? Probabilmente molte. Non tutte? Non lo so, però alla fine tu sapevi che in questa città erano state girate delle scene? Sì. Sì? Sì. Cioè, lo sapevi prima di... Sì, sapevo questa città, il nome di questa città, okay, per quello. Sì, 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 sì. No. Penso che questo angolo sia l'apoteosi del turismo in Croazia. Questo passaggio è la cosa. C'è anche un gatto. Tranquillo. Facciamo vedere.
E poi qua si esce in qualche zona di Game of Thrones. Notare la differenza tra una strada secondaria e una strada non secondaria. Il cibo italiano dopo qualche giorno manca sempre, Erika. E come vedo, come vedete, ecco qua. In realtà mi ha scelto il primo posto trovato su Via Il turismo non si ferma a nessuna ora del giorno e della notte. Perché bisogna andare a trovare Cersei Lannister. Però non ci sono troppe cose, mi aspettavo più, non so, che ricamassero di più sulla serie. Invece non c'è. Sì, è vero. So, mi immaginavo tipo la gente travestita, magari girava. Sì, o gente che suona tipo la musica di Game of Thrones. Invece finora non si è visto niente del genere. Oserei dire per fortuna, perché immaginavo che ci fosse solo quello. Give you back your homes or restore your dead to life. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Scusa, posso chiederti un autografo? Sì, certo, dove lo vuoi? Sulla testa. Sono svegliati alle 6 di mattina. Sono decisamente assonnato, ma adesso andremo alla città a piedi, non in pullman, approfittando della temperatura mite per fare un giro delle mura senza turisti. Si spera non ce ne siano a quest'ora. Beh, iniziamo subito con questa vista pazzesca. Questa è l'isola, non mi ricordo come si chiama, però è un'isola sulla quale forse andremo dopo, in questa baia. Su, dai! Ma io sono in ciabatte, è facile per te. E perché sei in ciabatte? Perché sono alla moda. Sento l'ombra della montagna sopra. Beh, Erika, probabilmente una delle, anche questa è una delle migliori viste. Di sempre. La fotografa non perde mai un attimo, non perde nemmeno una possibilità di fotografare qualcosa con un fiore in primo piano. La vediamo all'opera mentre si accinge a scrivere storie della fotografia. Strafottente se ne va, non accetta i complimenti, evidentemente. Questa scala è davvero lunghissima e molto comoda, anche perché sennò, se uno dovesse farsi la strada a piedi, Erika dovrebbe farsi il triplo del viaggio. Ora io non mi ricordo che a King's Landing ci stessero le spiagge, però forse mi sono perso qualcosa. Devo dire che alle 7:40 mi piace di più la situazione in questa strada, c'è decisamente meno gente e questo è un bene. Sulla stessa scalinata dello famosa scena dello shame, noi ci facciamo shameare dagli altri mangiandoci una pizza. Se venite qua, uscite presto la mattina, perché fa la differenza. Ce l'abbiamo fatta persino noi, potete farcela anche voi. Che siamo le persone meno mattiniere che conoscerete nella vostra vita. Credo che la Croazia sia definibile come la patria dei gatti e Dubrovnik la sua capitale, perché ce n'è una quantità impressionante. La sensazione da qua è che sia in CGI, che sia finto.
Siamo entrati sulle mura, abbiamo pagato 28 euro, che è sinceramente un pezzo un po' da ladri. Queste mura sono lunghe quasi 2000 metri, sono state costruite in molti secoli. La costruzione è iniziata nel XII secolo ed è andata avanti per secoli, fino al 1650 qualcosa. Hanno lavorato tanti costruttori, anche tanti italiani, e ci sono un sacco di bastioni, ovvero queste torri circolari, tante fortificazioni. Adesso non ho letto i numeri precisi, ma non me li ricordo. Queste mura sono davvero... Cosa c'è? Spuntata io disperata in un angolo della tua inquadratura. Siamo disperati perché fa un caldo atroce, ci saranno 37-38 gradi. La città dalle mura è una delle cose più belle che io abbia mai visto. Incredibile, però si soffre. Un po' un calvario, conoscete questa parola. E quindi abbiamo pagato tipo 6 euro per una birra Radler. Tipo la trentesima di questa vacanza, andiamo avanti a pane Radler. È la vacanza delle Radler e ci godiamo questa vista. In questo punto la larghezza del muro si restringe molto, infatti si forma un ingorgo appena qualcuno vuole fare una foto. Pazzesco, ogni angolo sembra davvero finto. Continuo a ripeterlo. Siamo arrivati alla fine e io conosco una persona che è contenta di essere arrivata alla fine perché non ce la poteva fare più. No, vabbè, non è che tu sei fresco, adesso. Io potrei andare avanti sembra altri... Sono solo io. Potrei andare avanti altri 5 chilometri. Era una finta, non erano finiti. Era finito il muro. Però qua siamo arrivati al porto di Dubrovnik. Spettacolare anche lui. Pazzesco, pazzesco. Da ogni angolazione. Ok, siamo ufficialmente arrivati alla fine del tour del muro. Ci saranno volute 2 ore circa. Spettacolare. E magari fatelo in un'altra stagione, quando non ci sono 40 gradi. Però serve bel tempo. Serve bel tempo, ma meno gradi. Niente, qui finisce quello che ho filmato. Vi starete chiedendo perché finisce così all'improvviso. Si dà il caso che stavamo andando sull'isola di Okrum, quella che vi ho fatto vedere. E l'isola molto bella, abbiamo fatto il bagno, come sempre. E come sempre l'abbiamo fatto con la sacca che vi ho fatto vedere prima, ve la ricordate? La sacca che doveva essere impermeabile. C'è stato un problema perché è entrato un po' di acqua nella sacca e niente, si è salvato tutto tranne la mia macchina fotografica che si è rotta e non si accendeva nemmeno. Mi sono arrabbiato molto quando è successo, probabilmente sono anche stato un po' ingenuo perché quella sacca... Forse era meglio non immergerla in acqua proprio, diciamo che proteggeva sì dagli schizzi, ma immergerla forse era un po' troppo. In ogni caso, niente, non ero più del mood di continuare a filmare neanche col telefono, avrei potuto, ma... Sì, e comunque era l'ultimo giorno, quindi non c'era molto altro, il giorno dopo siamo tornati. Però sì, è andata così, quindi niente, non è finita benissimo, però è stata una bellissima vacanza. E vi ringrazio per aver visto il video fino a qua.
Tutte le parole che avete visto, perché io ho fatto questo lungo lavoro di trascrizione, ma poi ho messo anche queste parole in alto, le potete trovare in un documento. Scusate tutte queste notifiche, sono una persona molto occupata. Potete trovarle in un documento. Per avere questo documento vi basta iscrivervi alla email list che ho fatto di recente. Piccolo prezzo da pagare per avere questa lista di parole. Prometto che non spammo troppo in questa email list, mando solo email quando faccio uscire nuove cose, quindi non vi preoccupate. Ah, un'ultima cosa ancora. Visto che ho fatto davvero tanto lavoro, tante ore di riprese, prima di tutto, quando eravamo in Croazia, di montaggio, di trascrizione dei sottotitoli, mi farebbe molto piacere se decideste di supportarmi, e la maniera migliore per farlo è facendo una donazione. Potete farmi una donazione su PayPal, non ne parlo molto spesso, ma sì, ho pensato di parlarvene alla fine di questo video, che davvero è stato molto lungo da fare. E sì, mi farebbe davvero tanto piacere, ve ne sarei davvero molto grato. Questo è davvero tutto, grazie per essere arrivati fino qua. Mi fa molto piacere che qualcuno abbia guardato 50 minuti di roba da me prodotta. E niente, ci vediamo nel prossimo video o nel prossimo podcast. Alla prossima, ciao!